Sono ancora 28 gli ospiti in isolamento nella base militare di San Polo, nei pressi di Podenzano. Poco più di 2 mesi fa, alla fine di giugno, dalle palazzine Aquila e Falco era stato dimesso l'ultimo paziente, ma la tregua è durata davvero poco. Oggi l'attività del centro di quarantena è tornata a intensificarsi, non più con le persone contagiate giunte alla fase conclusiva del proprio decorso clinico, ma con soggetti presumibilmente sani o asintomatici, che devono però evitare qualsiasi contatto sociale in maniera preventiva per una 15ina di giorni, prima di essere reinseriti nella quotidianità. E il numero di ospiti è simile a quello dei mesi più difficili di lockdown. Siamo arrivati a 21 la settimana, 2 settimane fa, e 28 diventa un numero importante ed è il più alto. Però non sarà definitivo, perché nel sabato e domenica stiamo attendendo altre persone, studenti che rientrano in Italia per studiare, e quindi aumenteremo di qualche numero. Essendo San Polo una struttura pensata anche per queste necessità, tutta la struttura ha il wifi, quindi loro potranno studiare, perché hanno una stanza decorosa, abbastanza larga, e hanno la possibilità di connettersi a internet perché c'è il wifi, quindi potranno anche seguire le lezioni. Nella base dell'aeronautica, gestita dall'ASL insieme ai volontari della Croce Rossa, ci sono diversi lavoratori residenti all'estero rientrati di recente nel nostro territorio, colfo badanti dell'est Europa, braccianti stagionali, camionisti e non solo, tutti quei cittadini che dopo il soggiorno in zone straniere a rischio devono sottoporsi a un breve periodo di quarantena e che, in assenza di un'abitazione sicura, ben separata da altri inquilini, hanno la sola possibilità di effettuare l'isolamento in una struttura ad hoc come quella di San Polo.